Dunque, noi siamo quelli che hanno presentato negli ultimi anno e mezzo una decina di denunce penali con una cinquantina di reati ciascuna contro una trentina di nostri governanti della Presidenza della Repubblica Marbolzano fino all'ultimo lustrascarpe pubblico, perché siamo stupidi di essere governati da questa masnada di usurpatori del potere, come qui abbiamo avuto modo di sentire già prima, nominati direttamente dal padrone del vapore, che altrimenti si chiama Crasso Banchiere o altro. E quindi io ho poco tempo, quindi tutto quello di cui vi dovrei parlare ovviamente non posso neanche soltanto anticiparlo per indice. Vi invito quindi tutti domani a Fiano Romano, dove teniamo una conferenza sul signoraggio bancario, e ovviamente sono invitati anche gli altri relatori. Ci sarà tutta la giornata di dove va? Fiano Romano, via Tiberina, chilometro 25-200. Ah, è 400, chiedo scusa. Chilometro 25-400, siamo lì. No, è un club ittico, se non mi ricordo male. No, comunque, andate su Alba Mediterranea, il sito Facebook o su internet, e ci sono tutte le informazioni e le coordinate. Allora, per arrivare al motivo del mio intervento, voglio riprendere alcuni spunti di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto. Si è parlato di controllo degli eventi, ma non si è parlato, per esempio, di controllo dell'informazione, che è una cosa molto più banale, ma molto più invasiva da sempre, mentre questa è in divenire, l'hanno scoperto qualche decennio fa, stanno sviluppando questo sistema del controllo degli eventi e forse prima o poi si metteranno il chip in testa, ma invece il controllo dell'informazione attraverso la censura o il controllo del passaggio e del filtraggio delle informazioni avviene ormai da 200 anni. Nello specifico mi riferisco a una anomalia che si chiama lotta continua, che chi ha vissuto gli anni 70 sicuramente se ne ricorda. È stato un gruppo fondato da 175 delinquenti, i quali erano delinquenti allora e lo sono ancora più adesso, perché di questi 185, forse qui non ci siamo 185 persone, ma fate conto che di circa un quarto delle persone che stanno qui a distanza di 30-40 anni fanno i giornalisti, i parlamentari o tutte e due le cose. Mi riferisco per esempio a Paolo Liguori, a Ferrara, a Gerd Lerner, a Tonico Pozzo, eccetera, 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 che stanno in tutte le testate giornalistiche e televisive più importanti, parlo di Repubblica, Espresso, Il Foglio, Il Giornale, che ne so, Il Messaggero, La Stampa, L'Unità, Corriere, Repubblica, eccetera, eccetera. Cioè, il controllo dell'informazione è svolta attraverso il sistema privato e non più come una volta nel periodo fascista attraverso il controllo da parte del governo. Quindi noi tutti, anche non solo i lettori di giornali, ma anche quelli che studiano nelle università, non possono andare a sentire il professor Moffa, amico da anni, perché lui dice delle cose eretiche. Qui c'è stato adesso il prete, io sono ateo, quindi figuriamoci quanto posso condividere quello che dice lui. Non condivido nulla di quello che dice lui, ovviamente, ma condivido la sua posizione nel problema attuale. Cioè, qui siamo arrivati al punto in cui chi doveva difendere gli interessi del cittadino si è defalcato, ha dato le dimissioni. Cioè, siamo al punto in cui chi era incaricato attraverso le elezioni, attraverso la nomina, eccetera, eccetera, che dovrebbe avere come compito primario quello di difendere la legittimità, quindi la giusta gestione della giustizia e la giusta gestione dello Stato, ha oramai abdicato abominevolmente. Quindi noi dobbiamo fare qui, e questa è la motivazione che voglio rilevare a tutti quanti,
che deve essere il motivo, il leitmotiv di questa situazione, di questa nostra conferenza attuale, e cioè che da qui deve scaturire una scintilla per prendere quello che, ad esempio, Giuseppe Dossetti e Aldo Moro alla Commissione Costituente della Costituzione, in una delle prime, adesso non se lo ricordo se era la prima, la seconda, la terza convocazione, disse una cosa importantissima e poi è stata assolutamente disattesa, che è tuttora attuale, e cioè dice che quando uno Stato non difende più e tutela più i cittadini hanno tutto il dovere di ribellarsi a questo Stato in Italia. Bravo! Per noi dobbiamo riprendere tutti noi le nostre sovranità, la sovranità popolare, la sovranità monetaria, la sovranità umana, cioè noi questo dobbiamo tutti i giorni difendere tutta la vita, cioè noi dobbiamo essere i primi ad essere attenti, custodi dei nostri diritti, dei nostri doveri e dei nostri obblighi, perché se non lo facciamo noi rischiamo di vedere nelle mani di quegli infami che ci hanno portato a questo punto qui. Quindi noi dobbiamo di nuovo prendere il toro per le corna e gestirlo. Io personalmente, insieme agli amici di Alba Mediterranea, abbiamo denunciato questi infami continuamente, lo faremo tutti i giorni, anche stamattina quando stavo lì davanti che c'erano quelli che sentivano il povero Scirripoti, gli ho detto interdittate a mettere la Madonna. Scusate la presenza, ma questo una volta tanto si può dire. No, perché io però sono anche altro, quindi per me non è neanche una bestia, ma è chiaro. Però voglio dire, c'è un modo di un momento della tolleranza, della convivenza, del buonismo, e c'è un momento in cui bisogna tirare fuori le palle. Questo è il nostro momento. Bravo!